Leonardo rappresenta, è sempre stato molto affascinante come personaggio, perché era probabilmente, anzi sicuramente, un provocatore del suo tempo. Immaginate cosa pensavano i suoi contemporanei quando vedevano questo tizio che organizzava su un foglio una macchina per volare. Lui voleva volare. Il sogno dell'uomo, quello di volare. Che è un atteggiamento che è tipico di chi fa prevalere l'esercizio dell'emisfero destro del cervello, l'immaginazione sostanzialmente, la creatività che diventa creazione. E quindi questo lo rende estremamente affascinante, anche perché anticonformista, per quanto mi riguarda. E proprio come diceva Lucia Borgonzoni, lui incrocia tra le varie discipline nel nostro ministero, che è quello delle infrastrutture e dei trasporti, moltissime delle sue caratterizzazioni. Leonardo che studia la meccanica, l'idraulica, la progettazione e che appunto scrive il codice del volo, che studia l'aerodinamica, il volo degli uccelli. Questo ha portato un grande contributo anche nella tecnologia moderna. Oggi le cose studiate da Leonardo hanno ancora una valenza. Ed è quello su cui mi voglio soffermare di più, nel senso che è bello celebrare il passato, ma è ancora più importante il futuro. Leonardo questo lo sapeva bene. Senza l'immaginazione del futuro non c'era tutto quello che Leonardo ha messo e ha posto in essere come suo atto creativo. E allora questo mi spinge a dire che cosa? Mi spinge a una riflessione che poi incrocia un po' tutti i ministeri e tutte le responsabilità di questo governo, ovvero come noi ci poniamo per far sì che questo Paese possa dare la possibilità a tanti Leonardo che magari ci sono di poter emergere. Questa è una grande sfida, perché Leonardo probabilmente non andava in giro con un curriculum, ad esempio, no? Non ce l'aveva, nel senso, Leonardo era uno che immaginava, faceva prevalere la conoscenza alla credenza, ed era una grande provocazione, perché la credenza è: io guardo le cose per come sono, le confermo perché me l'hanno dette e rimango lì. Ed è un po' il meccanismo con cui è strutturato il nostro sistema, particolarmente in Italia. C'è un sistema che cerca la conferma delle cose che già esistono, ma è evidente che la conferma delle cose che già esistono non ti dà la possibilità di emergere. Poi ci sono campi di eccellenza, ci sono sfide. Noi oggi ancora nel settore del volo e dell'aerospazio siamo preminenti a livello internazionale. Noi il 20-21 marzo organizziamo la conferenza nazionale del trasporto aereo, che vale il 3,8% del PIL italiano e che metterà insieme tutti gli stakeholder e tutti gli operatori. E io ho insistito molto, devo dire con grande fatica, ho chiesto a Leonardo, cioè la nostra società principale che nel mondo porta la nostra eccellenza, di avere lì i droni, gli aerei, cioè tutta la progettazione del futuro, per farla vedere anche agli studenti, quindi invitare anche i ragazzini delle scuole a vedere che cosa stiamo facendo oggi, non solo quello che è stato ieri, guardando avanti, guardando il domani e portando le nostre eccellenze. Quindi il nostro impegno è quello di portare l'opera di Leonardo sicuramente prima di tutto nel più importante hub italiano, che è l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. E quindi ringrazio Asso Aeroporti, ringrazio tutti gli aeroporti italiani, 22 aeroporti italiani che hanno aderito al nostro invito di portare all'interno delle loro aerostazioni degli spazi dedicati proprio alla celebrazione di Leonardo, in particolare a Leonardo da Vinci. Faremo una mostra proprio sul codice del volo. Faremo una serie di attività, di convegni, di incontri, perché quella è la sede, no? Che celebra quella parte più immaginifica, più immaginaria, che contraddistingue l'opera di questo genio, italiano. E quindi il nostro ministero si occuperà di fare queste iniziative in Italia e probabilmente anche all'estero. Stiamo parlando anche con molti hub internazionali che guardano alla figura di Leonardo, come si diceva, lo ricordavano tutti gli intervenuti prima, con grande suggestione, con grande ammirazione,
Però, ripeto, la sfida io la voglio portare nel presente e nel futuro, che sono più importanti del passato, e quindi vorrei che accanto a questo grande genio del nostro passato ci fosse anche la nostra eccellenza che guarda avanti, guarda al domani, perché questo paese riesce, laddove c'è talento e capacità, ad eccellere nel mondo. E quindi passato, presente e futuro si integrano insieme nel nome di questo grande genio.